Saluto e ringrazio gli ospiti presenti e le persone che sono qui al tavolo oggi, che hanno avuto il merito innanzitutto di proporre qualcosa di innovativo, caro Presidente. Grazie. Qualcosa che almeno a memoria qui non era mai stato fatto, ossia un villaggio della salute. Che cos'è un villaggio della salute? Che cos'è la salute? A me piace la definizione che l'OMS dà della salute, ossia di uno stato di benessere psicologico, mentale, sociale, fisico e non solo dell'assenza di malattia. Mi piace questa definizione perché comprende in realtà tutta una serie di complesse situazioni che fanno stare bene l'individuo, bene a 360 gradi. Perché queste situazioni siano presenti, tuttavia, non è necessario appunto solo che non ci sia la malattia, ma è necessario che un individuo sia ben curato, ben nutrito, ben accudito anche dal punto di vista psicologico, che non si senta solo, che si senta parte di una rete, parte di un sistema. E per far questo c'è anche tutto un sistema di prevenzione che deve essere messo in campo, proprio perché questo stato di benessere psicofisico possa essere mantenuto nel tempo. Allora, questa proposta di dare alla cittadinanza per 5 giorni questo villaggio della salute, nella quale i cittadini di ogni età, di ogni estrazione, possano venire qui a vedere come stanno innanzitutto. Facciamo una serie di esami diagnostici, misurazioni varie. È un bel villaggio, è una bella idea, soprattutto in un momento nel quale purtroppo i dati, e prendo i dati diffusi da Eurostat in occasione della Giornata Mondiale della Salute il 7 aprile, ci dicono che in Italia più di una famiglia su due non è in grado di sostenere i costi dell'assistenza medica familiare. Ecco, questo è gravissimo. Questo ci restituisce un'immagine nella quale purtroppo le necessità impellenti, tipo la bolletta che scade, l'affitto da pagare o altre spese, di fatto riducono la cura che ciascuno di noi riesce a prestare al proprio corpo. E in teoria la salute, oltre a essere un diritto costituzionalmente garantito, è la prima cosa fondamentale, perché se noi stiamo bene possiamo far stare bene tutti gli altri e facciamo girare il nostro specifico mondo, invece tendiamo a metterla all'ultimo posto. Tra l'altro, in un momento in cui, lasciatemelo dire, la sanità pubblica ha grandissimi problemi, questo è un ulteriore dato preoccupante. Allora, noi non abbiamo potuto far altro che accogliere con molto entusiasmo la proposta del Presidente Borghi e cercare per quanto possibile di velocizzare tutte le pratiche, di riuscire insomma a sciogliere tutti quei nodi che abbiamo trovato sul percorso, e devo dire che in questo ci hanno seguito tutti i consiglieri che in aula hanno votato una mozione perché si realizzasse questo villaggio qui all'unanimità, per questo villaggio qui per 5 giorni. E questo è un bellissimo modo di provare a integrare pubblico e privato all'interno di una serie di servizi che debbono essere offerti alla persona. Tra l'altro, oltre ad avere degli stand, prima siamo andati a visitare velocemente, alcuni sono già occupati per cui le persone sono entrate e stanno iniziando, no, il primo approccio, oltre ad avere degli stand nei quali si fanno degli esami, delle indagini medico e diagnostiche, ci sono anche degli stand informativi nei quali si inizia a parlare di benessere, e quindi c'è lo stand sulla nutrizione, c'è lo stand per il contrasto al fumo, sia mai che qualcuno fumasse. No, non mi guardi. No, io dico. Quindi ci sono una serie di attività parallele che debbono essere condotte, perché, come si diceva, la salute è uno stato di benessere psicofisico. Allora, riuscire a capire anche cosa bisogna fare per stare in salute, come si fa per riuscire a condurre una vita sana, uno stile di vita sano, è fondamentale, e avere delle consulenze gratuite, diciamolo, certamente, gratuite, che ci aiutano a capire cosa fare e cosa non fare, secondo me in questo momento è ancora più importante, quindi per questo vi ringrazio. Allo stesso tempo, un'ulteriore attività che stiamo portando avanti come amministrazione capitolina o come Comune di Roma è un approccio integrato, ossia date le difficoltà estreme che il nostro paese sta vivendo in questo momento, data tra l'altro l'aumento dell'età media della popolazione, che era già alta, ma insomma purtroppo stiamo andando verso un invecchiamento sempre più alto della nostra popolazione.
dato purtroppo un tasso di povertà che aumenta, allora riuscire a integrare i sistemi sociali con i sistemi sanitari, quindi andare verso l'integrazione socio-sanitaria, consente sempre di più alle amministrazioni, perché i cittadini vedono dall'altra parte del tavolo le amministrazioni, consente alle amministrazioni di dare una risposta integrata ai bisogni delle persone. E così stiamo facendo sui centri sociali per anziani, che si stanno in parte aprendo al territorio, in parte arricchendo di servizi anche delle ASL. Così stiamo cercando di fare con servizi che integrano sport, benessere, disabilità. Insomma, io credo che piano piano debba cambiare l'approccio alla salute dell'individuo. Questo esempio, che è il primo, diciamo che è la fase di test, già oggi venendo qui ci sono venute in mente altre idee per l'anno prossimo, ma già questo direi che è un ottimo punto di partenza, per cui io non posso che ringraziare le persone, gli organizzatori che sono qui, il presidente Borghi, il presidente di Sanimpresa, Luigi Corazzesi, vicepresidente di Sanimpresa, e Carlo Costantini, il segretario di Fisascat, grazie, e tutte le altre persone che hanno collaborato. Io veramente vi ringrazio e spero, insomma, come si dice, ad maiora, perché questo è il primo esempio, ma insomma credo che la risposta che avremo ci darà anche la misura di come tararci per le prossime edizioni. Grazie davvero. Grazie signora. No, grazie a voi.